Ennio Porrino, 10 anni dalla scomparsa. Nel ciclo di esecuzioni delle opere del compositore sardo, presentiamo oggi il concerto dell'Argentarola per chitarra e orchestra, nell'esecuzione del maestro Mario Gangi con l'orchestra da camera della RAI Alessandro Scarlatti di Napoli, diretta da Ennio Porrino. Per presentare il concerto è con noi il maestro Gangi, che non solo ne è stato il primo esecutore, ma è stato vicino all'autore durante la stesura della partitura. Maestro Gangi, come nacque in Porrino l'idea di un concerto per chitarra? L'idea nacque in questo modo. Dunque, Ennio amava la chitarra, aveva un po' il pallino di questo strumento, era affascinato dal suono e dai contrasti sonori così particolari che questo strumento riesce a dare. Perciò Ennio spesso nel contesto della sua partitura immetteva il suono della chitarra. Lo ha messo nell'organo di Bambù, nell'originale televisivo Canna al vento di Grazia Deledda, dove lui ha fatto il commento musicale, e in vari cortometraggi, eccetera. In una di queste sedute mi ricordo benissimo che Ennio mi invitò a suonare per lui un qualche cosa, di un pezzo classico, non ricordo quale. Lui mi ascoltava con molto interesse e allora proprio scoccò la scintilla, mi disse, dice, guarda Mario, e lo ricordo perfettamente, dice, io ho avuto commissionato dall'Accademia di Santa Cecilia una esecuzione di un concerto per strumento solista e orchestra, voglio scrivere un concerto per chitarra e orchestra a patto che tu me lo suoni. Naturalmente io ho accettato con entusiasmo. E come arrivò al tema e all'ambiente poetico di Argentarola? Arrivò in questo senso. Lui aveva costruito per sé una villa chiamata appunto l'Argentarola, nel golfo dell'Argentario. Lavorava in questa villa con piacere, anche perché era confortato in questo dalla magnifica visione di questo golfo veramente tra i più belli d'Italia. Lì si ispirò e disse: io voglio scrivere un concerto dell'Argentarola, ispirandomi a questa zona dove io ho realizzato questa mia villa, dove io lavoro, e lì ha scritto, ha preparato il concerto dell'Argentarola per chitarra e orchestra. Concerto che lui naturalmente ha gettato nelle grosse linee e che poi insieme, collaborando anche io con lui, abbiamo scritto per chitarra e orchestra e poi eseguito con grande successo come prima esecuzione nella stagione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia nel gennaio del 54. Poi l'abbiamo registrato a Radio Monteceneri, in Svizzera, da Lugano, direttore Leopoldo Casella, lo abbiamo poi inciso sul disco Angelico, direttore lo stesso Ennio, e io spero quanto prima di poterlo riproporre, perché è un concerto veramente interessante. Argentarola, a che musica si può ricollegare? Si ispira, come altra musica di Porrino, al folklore sardo? No, assolutamente no, è un concerto a sé stante, è un concerto in tre tempi. Dove si è fatto il nome di De Faglia? Beh, guardi, si fa spesso il nome di De Faglia quando c'è la chitarra di mezzo. Non si può mettere un accordo di chitarra, un accordo di quelli proprio giusti, sa? La terza, la quinta giusta, eccetera. È De Faglia. O se non è De Faglia, è Granado su Albéniz. Nulla a che vedere col folklore spagnolo, il concerto della Argentarola. È un concerto creato per chitarra. Lei come pensa di porre il nome di Porrino tra i compositori del Novecento? Innanzitutto, Porrino era un compositore italiano, squisitamente nostro, non si rifaceva a correnti di provenienza estera, insomma, lui era un compositore che desiderava scrivere un nostro linguaggio, era un compositore d'avanguardia perché non disdegnava nuovi linguaggi, nuove tematiche, ma nello stesso tempo era un compositore perfettamente in linea con quelle che erano le nostre sensibilità e le nostre esigenze in campo musicale. Che cosa avrebbe potuto costruire se non fosse scomparso, secondo lei? Ah, guardi, questo è difficile dirlo. Certo avrebbe dato tanto alla musica, perché è molto giovane. Ed era un vulcano di idee, aveva una voglia pazza di scrivere, di lavorare, di dare, di produrre. La musica ha perso molto, e penso che abbia perso molto anche la letteratura chitarristica, che ha tanto bisogno di nuovi nomi e di nuove opere. Ennio avrebbe senz'altro scritto pezzi per chitarra sola, per quartetto d'archi e chitarra, altri pezzi per chitarra orchestra, chitarra compresi. Lui amava molto la chitarra, aveva un programma piuttosto vasto, piuttosto elaborato, eccetera. E purtroppo il destino ha voluto che si troncasse tutto nel giro di 2 o 3 giorni.
Thank you.
Thank you.
Abbiamo trasmesso
Ennio Porrino, 10 anni dalla scomparsa.